Giovanni, ecco, dopo il Covid-19 si sono riprese le sante messe, ecco, si è partita alla grande. Sì, si è partita alla grande. Abbiamo iniziato il 18 maggio, giorno del compleanno di San Giovanni Paolo II. Un inizio bellissimo, un inizio di celebrazione in presenza di popolo, finalmente. Ma domenica è stata una domenica con il botto, in quanto prima del Covid avevo promesso la presenza della reliquia di Santa Rita in mezzo alla mia comunità. Purtroppo non è stato possibile, ma poi, siccome una promessa è sempre una promessa, sono riuscita ad averla proprio domenica e abbiamo vissuto una bella celebrazione con 70 persone, quindi era sold out. Quanto ne contiene la Chiesa? È stato bello rivedere la mia gente, è stato bello stare in mezzo a loro. È un nuovo inizio. Un nuovo inizio dove io ho incoraggiato, come hanno fatto i miei confratelli, il nostro vescovo, ho incoraggiato la mia gente, come l'ho fatto prima del Covid, dove incoraggiavo domenicalmente la mia gente, giornalmente, anche durante il Covid, stavo in mezzo a loro, anche andando oltre il protocollo, sono uscito col pulmino, sono uscito con una moto ape, proprio perché la gente desiderava vedere il proprio sacerdote, sentire una parola di conforto, una parola di speranza, è quello che ho fatto io, come quello che hanno fatto tanti miei confratelli. Io ringrazio Dio. La prima cosa che ho fatto è ho ringraziato Dio e l'altra cosa, ho abbracciato dopo 2 mesi mio padre, domenica, che faceva il compleanno, faceva 90 anni. Ecco le mie due cose che ho fatto. La prima, ringraziare Dio con la mia gente, e la seconda cosa, abbracciare mio padre dopo 2 mesi, perché è dall'8 marzo che non lo vedevo. Però la cosa fondamentale è rivedere la gente partecipare a messa, non più una messa virtuale o in streaming, ma una celebrazione reale, con presenza di popolo, dove la gente ha riassaporato la gioia dello stare assieme, del nutrirsi della parola di Dio, del cibarsi dell'Eucaristia. Allora ringraziamo tutto questo il Signore. Andiamo avanti, io dico sempre, sursum corda, semper, è quello che dico alla mia gente, è quello che dico ai scoraggiati. Liberiamoci da questa sindrome della capanna, ritorniamo alle celebrazioni e cerchiamo di liberarci anche da questa pigrizia del non partecipare a messa, perché la bellezza è lo stare insieme in chiesa, insieme con il Signore, nutrirsi della parola, nutrirsi dell'Eucaristia.